Ragazzi, siamo ancora su God of War, episodio numero 11, mi sembra? Sì, mi sembra 11. Siamo in party con un amico, probabilmente voi non lo sentite perché l'ho abbassato, ma se chiacchiero con qualcuno è con lui. Andiamo avanti con la storia che avevo lasciato a metà perché era davvero una missione bella lunga. Siamo qui nella foresta di Abeti, non so come si chiama questo posto. Avevamo sconfitto nello scorso video una tana di Ghoul molto molto cazzuta e poi il cavaliere, uno dei cavalieri di Odino, tipo. Anche lui è bello difficile. I boss si stanno iniziando a diventare belli tosti. Dai, andiamo avanti, cominciamo. Ok. Allora, massacriamo questa. Ma, aspetta, vediamo se mi aveva salvato questo punto che qui avevo buttato giù un Persefone. Sì, ok. Faccio un altro indovinello. Vediamo cosa c'è qua. Guarda, quella pianta com'è pronta già ad esplodere e farsi beffe. Cazzo, ce n'erano altre, figlie di troia. Torna dal tuo creator, va del retro. Christian, tu stai giocando a Genshin Impact? Eh? Ma è in italiano adesso, vero? Minchia. Mi verrebbe da provarlo, solo che non è proprio il mio genere. Oh, aiuto! Mio Dio santo, mi dimentico di guardare scrupolosamente ogni follicolo. Una cosa che non mi piace è che c'ho ancora un'abilità e basta con Kratos nel Leviatano e anche nella scimitarra da guerra. Mentre Atreus, per esempio, mi sembra di averne due adesso, sì, perché c'ha anche il cavalluccio alato, Non chiedermi di la uccidere di grotta. nuovo. Cosa? Ah, sentiamo Uccido cosa per dicono. proteggere Atreus e aiutare gli amici, ma non sarò il mostro di qualcuno. Mai più. Non ti è permesso scegliere, non con il debito che hai con me. Non sono qui per il debito, ti avrei sempre aiutato. Mi hanno portato via così tante cose, dovrei forse far finta di nulla. La Basta! civetta che parla. Nemici, adesso arrivano i nemici. Mi sa di sì, guarda. Se no non ci sarebbe sto richiamo della vita. Invece no. Sto sempre al top, 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 top. Non faccio più come dici te, no, no. Aia, boss fight? Sento la fonte di magia che mi trattiene a mille. Sento una boss fight in Che arrivo. posto è? Casa mia. Sono nata qui. Oh, invece era un sentore di scena. Un momento. C'è Un qualcosa di monumento. strano. Opimbera. Radici dell'albero del mondo annodate da Odino. Bello. Ecco come ha fatto. Dai. Dai! Dai! Minchia, lo sapevo. Freya! Nidhogg! La creatura è di Odino? No, protegge le radici di Yggdrasil, ovunque si trovi. Cazzo. Quel bastardo lo sapeva. Ora è la sua attenzione, non perdere! Cazzo. Aiuto, mi fa male. Lo sapevo che c'era una boss fight in arrivo. Che fai lì dietro? Inseguila! Come indietro? Che cazzo vuol dire inseguila? Non c'è altro modo. Trascinala fuori dallo squadro! Bellissimo sto mostrone. Guarda, guarda. Boom. No!
Ehi, ma quella roba mi fa male, secondo me. È ancora in mezzo. Devo andare a quelle radici. Lo so. Cazzo. Buono, l'ho stunnato. Bang bang. Siamo noi qua i più cazzuti dell'Olimpo. Cazzo. No, l'avevo parato, eh. L'avevo parato, signore di Twitch. No, proprio l'ho attivata mentre c'era l'animazione. Vai, 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 vai. Ce l'ho! In tal caso... Forza! Non so se devo premere ancora cerchio. Finalmente! Bellissimo! Insieme a Freya. Sei libera! Abanai, sì. Ma ci sono altre radici. Le proteggeranno. Stu. Minchia, non gli fa un cazzo. Oh. Ehi! Cazzo! Cazzo! Squarci del regno! La vedo! No! Ok. I sigilli possono amplificare gli attacchi. Ok. Sul trespolo. Cazzo, figa. No. Che palle. Beh, solo la seconda parte immagino, perché sennò sarebbe assurdo rifare tutto da capo. Ok, sì. La vedo. I miei sigilli possono amplificare gli attacchi. Bruciala sul trespolo. Vai. È il momento di perseguire, perseverare. Oh shit. Che cazzo fa? Oh, che cazzo fa? Bella stecca in bocca. Ehi, l'avevo schivata? No, raga, l'avevo schivata. Eccola. Ottimo. Non è per nulla facile.
No. Ok, l'ho schivato, mica quello è un attacco cazzuto, eh. Eh no, l'avevo schivato. Buono, buono. Ok, questo pattern lo conosco, mi dispiace. Bella. Mettiamogli a distanza. Mi piace sto mostriccioso. Ce l'abbiamo fatta. Oh, la linguetta. Ecco la Freya con la sua spada. Queste sono... questi sono i combattimenti che cimentano un'amicizia tra Freya e Kratos. Perché no? Oh. Cazzo. Facciamola finita. Cazzo. Cazzo, che male, che male. Levati. Schiva. Non puoi bloccare un colpo del genere. Minchia, ma li continua a spammare. Cazzo. Via dall'area. Ho scagliato un sigillo nel suo stomaco. Sai cosa fare? Ma cazzo, io... Oh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Minchia, tre fasi aveva. L'ultima, bella cazzuta, perché continua a spammare gli attacchi peggiori. Impediamoglielo! Devo spezzare la sua presa. E tu sei d'intralcio. Lassa! Riffa! Minchia, tagliata a metà la testa così. Oh oh. Bello. Molto molto bello. Detto che sentivo un certo odore di boss fight. Percepivo. Dai, voglio più mostroni così enormi. Lascia fare a Kratos, che gli tira una mazzata e... Esci fuori! Esci fuori dal mio corpo! Requiescat in pace. Ecco. Ecco. Che succede, Freya? Adesso muore. Si disintegra. No, davvero? Cioè, era la cosa che la teneva in vita? O forse gli dà un potere devastante? Mi sa di sì. È fatta. È matta. È finita. È davvero...
finito il gioco. Che hai quello che cerchi? Ti può uccidere di botte Kratos adesso? Acquisito un bel power up. Suppongo che questo sia il momento in cui io ti perdono o ti uccido. Ah. Hai già deciso? Entra in me. Aldo Giovanni Giacomo. Posso fare nell'uno nell'altro. C'è ancora una parte di me che è così. Con quel mascara tutto slabbrante. E sarò sempre arrabbiata. Ma no. Ciao Davide, aspetta che c'è una scena importante in God of War. Non sei tu che devi morire. Io l'ho detto ragazzi, secondo me fa una brutta fine. Freya non può continuare a farsi divorare da questo odio. Allo stesso tempo non può perdonare e far finta di nulla, quindi... Mamma mia, che brutti quegli spallacci, oh. Su Kratos. Tutto è successo tra noi. Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Vai, dagli un abbraccio. Di averti salvato la vita. Però anche te stai zitto. Va bene. La scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. È vero. Mia figlia. Op. Cosa succede? Amuleto. L'amuleto è un oggetto unico con lo slot può essere potenziato per sbloccare altri slot. Cioè... potenzia l'amuleto. Ok. Non posso mettergli qualcos'altro? No, mi sa che ho solo quello. Ok. Armi, vediamo. Ma vedi, mi sta sul cazzo che qua attacco l'unico pesante, non c'ho nulla. Cimelio, falcione di Doer. Cos'è il talismano? Potenziamenti aumentano l'effetto della durata, conferisce un bonus danno da mischia. Lancia un Kakram di Bros che impatta contro i nemici. Questo è il livello 1, questo è il livello 3. Cioè, vabbè, capito, vabbè. Andiamo avanti. La radice del problema. Ora che sono libera di nuovo me stessa, no, dovrò affrontare mio fratello e poi ucciderla. So. No, scherzo. Da tempo non avevo possibilità di scelta. Concedimi un secondo per abituarmici. Ok, non abbiamo ancora finito, mi sa, questa zona, visto che mancano 450 metri per... E per arrivare a qualcosa. Torneremo al campo da questa parte. Aspetta. Davide, ti alzo un po' in cuffia. Anzi, no, sei già alto. Posso aiutarti con quei rovi? Ah, vedi. Scaglia le lame e lei. E dagli fuoco. Oh,
mio Dio, che palle. Tuo fratello sembrava felice del tuo ritorno. Oh, sicuramente gli piacerebbe più di ogni altra cosa tornare alla situazione di un tempo, lasciando a me le responsabilità del comando. Il cazzo che è bloccato. Ah, adesso non più, vero? Ok, abbiamo capito che potremmo forse ripercorrere la strada al contrario e sbloccare tutto quello che prima ci siamo persi. Allora, qua ci sono nemici. Ok. Oddio, ma sta ability? Grazie. Ok, fighissimo. Siamo calmi. Non ho capito perché non mi ha fatto... Ok, è uscito fuori mappa e si è disintegrato. Ci sta, eh. Usi la tua rabbia molto bene. Beh, si impara a usare quello che si ha. Il punto è che non voglio essere arrabbiata con Frey. È mio fratello. Per me è stata la persona più importante del mondo per metà della mia vita. Oh, oh, oh. Ho sbagliato arma. Comunque sì, cioè ci sono combo che proprio mi dimentico di usare. Come afferrare i nemici e poi farli esplodere tenendo premuto R2. Queste piante sono identiche a quelle di prima. Il ghiaccio neutralizzerà rapidamente il veleno. Allora, come facciamo? Dato che sono in tanti, credo che dovremmo modificare la strategia. Proviamo con un sigillo. Il sigillo dovrebbe contenere il ghiaccio anche senza l'ascia. Ben fatto. Ok. Altri indovinelli, sì. Altri puzzle, sempre più difficili. Ah, è vero. Ma qua si muore se passo. Passo, passo. Ok, ci sta. Vedi, questi indovinelli sono facili, questi puzzle. Questi mi piacciono. Cosa c'è? Cosa che c'è? Vabbè. Attento, sono fuochi fatui, sono manifestazioni di magia runica. Oh. Ah, ok, solo con lei possiamo, mi sa, ucciderli. Sentirmi di nuovo a casa qui dopo quello che è successo. Non abbiamo l'attrezzatura adatta. Ah,
Ok, serve anche lì qualcosa di strano per andare avanti. Mi pareva. Che figata! Scolleati sono a Banai. Sappiamo che i giganti li hanno salvati da Odino e portati qui. Guarda, la luce del sole sveglia le radici. Osserva come si allungano per salutare il sole. Che figata! Bellissimo, no? Altro che la coltre di neve di Midgard alla quale mi ero abituata. Beh, bello sto paesaggio, eh. La migrazione orientale è proprio come la ricordo. Almeno non tutto il regno è finito nelle mani di predatori aggressori. Credo che qua ci non sia possiamo, qualcosa per cui lottare qui. Perché ci manca la testa. Anche dopo tutti i danni subiti. No, forse sì. Allora, ma sicuramente ci sono dei nemici. Ah, figli di puttana. Non ce la farai senza prima distruggere la madre. È una specie di bulbo enorme. Non ti puoi sbagliare. Oh, che palle che adesso per ogni cosa dobbiamo usare il suo cazzo di potere. Perché no? Ma vaffanculo. Boh, mi avete rotto il cazzo. Ah, ma non è morta? Oh, oh, state calmi, per favore. Ah. Ma l'avevo già colpito, ma vabbè. Vediamo di qua cosa c'è. Perché c'è qualcosa un po' di particolare. Droger. Forse una tana del Droger? Cos'è? Oh, mi sa di no. Non lo so, ma è chiaramente un prodotto dei giganti. Per i giganti. Sono raffigurati due lupi. Forse è un collegamento con i nostri amici celesti. Lo scopriremo un'altra volta. Vabbè. Proseguiamo. Usa la pece. I miei sigilli penetrano gli scudi. Auta! Ora sono in difesa. Ne sono altri? No. Hai un nemico alle spalle, Kratos. Dietro di te! Ma non lo metti, vada, vabbè. Bello. Nemici a sinistra! Boom, bellissima questa come abilità. Ah, mi ha preso. Nemico dietro di te. No!
è finito? Basta. Aspetto. Vediamo qua se c'è qualcosa. Ah, vedi, se la colpisci fa male. No, lasciamola in pace. Non vedo Freyr da tantissimo tempo. Non so nemmeno da dove cominciare. Cosa vuoi da lui? Delle scuse sarebbero un buon inizio. Voglio perdonarlo. Mi piace pensare che sia cambiato. Non mi rimane che lui. Ti sei mai scusato con Deimos? È dura chiedere il perdono quando ti senti indegno. Deimos. Voglio sapere di più di questo fratello di Kratos. Magari mi vado a leggere la storia. E anche del figlio. Ora come attraversiamo? Ora bisogna... Le mie frecce sigillo possono trasportare il fuoco oltre il fiume, fino a Rovo. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia di altri indovinelli, vi prego. Posizione sigilli sugli oggetti, ok. Proviamo a fare così. Uno. Ok. Lo so. Sì. Ok. Il perdono può essere potente. Anche per gli indegni. Fu mia moglie Fey a insegnarmelo. Almeno tu hai una moglie da ricordare con affetto. No, basta, nemici. Sembrano degli avatar. Nemici a sinistra. Usa il colpo di scudo. Evita ogni attacco. Finalmente. Ok. Dietro di te, Kratos. Bene, proprio così. No, dai, scendi. Bella questa mossa. Dove che si va? Di qua? Tutto ciò che il mio ex marito mi ha insegnato è che non c'è limite al baratro in cui un'anima può precipitare. L'ex marito intende Odino? Sposarlo per risparmiare la mia terra. Poi se l'è presa comunque. Ha fatto sparire la mia gente. Forse è ora che qualcuno ponga un limite. Che qualcuno faccia avverare la profezia di Groa. Io non desidero la guerra, Freya. La guerra è orribile, Kratos. Ma ci sono cose anche peggiori. Se Atreus corre verso il Ragnarok, potresti non riuscire a fermarlo. Lo farò. E se fallisci? L'ho preparato a sopravvivere senza di me se fosse necessario. Occhio alle piante. Apprezzano me, gli sconosciuti non molto. Lo vedo. Boh, io ho preso quello che mi serviva. Non ho voglia di cercare la madre di queste scorie.
Davide, dove sei arrivato su Rainbow in Ranked? Oh, buono. Non abbiamo l'attrezzatura adatta. Prima mi stava per venire un attimo in mente, dai, vado su Rainbow, poi ho detto no, dai, sono già in ritardo, devo fare il video. Ma non voglio correre rischi con Atreus. Beh, ti consiglio di pensare in fretta se non vuoi che qualcuno scelga per te. Sento un po' basso, ti sento, non riesco a capire. Perché non c'è il microfono vicino. Allora, dai, quando è che usciamo da sta foresta? Pronta? Come non mai. Ormai siamo diventati amichetti. Eh sì, eh. Sei davvero tu. Sei tornata da noi, finalmente. Sì. Dobbiamo brindare. Tu reclamerai il trono. Ricostruiremo tutto. Io e te contro il mondo, eh? Proprio come ai vecchi tempi. Io non... posso restare. Io non capisco. Sei qui ora. E magari insieme ci riprenderemo quello che è nostro. Mi sono appena ripresa ciò che era mio. Ho ancora tanto da fare. Ma tu hai visto che cosa resta del regno, no? Contiamo davvero così poco per te. Metti in dubbio la mia lealtà. È Vanheim che ha voltato le spalle a me. Ah, continui a rivangare quella vecchia faccenda. Era mio dovere salvare il maggior numero di persone possibile. Era mia responsabilità. Tu non l'hai presa sul serio allora e da ciò che vedo non lo fai neanche ora. Tu credi che sia un gioco per me? Sì. Noi abbiamo perso tutto quanto solo per colpa di quel pazzo di tuo marito. La famiglia di lui mi aveva anche dato fuoco. Come ti aspettavi che potessi reagire? Come mio fratello. Come il ragazzo che mi spalleggiava a ogni costo. E che io ho sempre sostenuto, nonostante le sue scelte fossero egoiste. Mi aspettavo che tu venissi a cercarmi. Che per quanto fossi ferito o arrabbiato, non mi avresti abbandonata. Quando avevo più bisogno di te. Freya, ti prego, io... io ti credevo morta. Ho convissuto per tutta la vita con quelle ultime orribili parole che ti ho detto. Hai una vaga idea di cosa significhi. Sapere di aver ferito con il tuo egoismo la persona a cui tenevi di più. Abbandonare te. Oh, Freya. Ero disperato. Toccami la testa. Mi sei mancata moltissimo. Anche tu, Yngvi. Yngvi. Ma non voglio vincolarmi a un altro regno ora che finalmente sono libera. Manderò degli aiuti. E tornerò presto. Processo, prosecco, protocollo. Molto che questa non aspetta un attimo un po'. Fa quel che devi. Va bene, d'accordo, adesso basta. Non avete niente di meglio da fare che guardare due fratelli mentre fanno la pace?
Voi due, venite! Non tu! Merda! Ci sono delle cose che dobbiamo sistemare. Prima riprendetevi la testa. Eccolo. Comunque veramente. Secondo, la magia di sigillo che ho fiutato sul tuo arco. Ottima idea, te la rubo. Che ne dici di un po' di magia sonica? Ma quanto sta male Kratos? Va bene. Tutto indurito. Terzo, se non vuoi rimanere qui, sappi che Sindri e io ci ritroviamo a gestire una stamberga per dei disoccupati. Se sei stanca di congelarti le chiappe a Midgard, magari fateci un salto, tu e quel barbone. Così saluti il tuo vecchio amico Tyr. Sei molto gentile, Brock. Potrei fare così. Allora a posto. Ci rivediamo a casa. A meno che prima non vogliate che vi ripari qualcosa. Beh, fratello, vuoi incontrare nuovi alleati o ce ne andiamo? Nuovi alleati. Lascia l'accampamento a Royfair non appena sei pronto. No, ti fotti, non faccio più missioni secondarie, brutta stronza. Vediamo se posso potenziarlo. Sì! Monella, monella! Ho potenziato le via cano. Le via cane. Oh, finalmente anche le lame del cac. Ti devi ancora dire chi ha creato questi affari. Niente rimosso. Boh, a posto. Ma mi sa che ci sono un paio di missioncine secondarie che potremmo fare. Eh no, la sua. Mi sa e basta. Ma io col cazzo. Non c'ho proprio nessuna voglia. So dove trovare un passaggio. Seguimi. Bene, pare che dopo la missione voi due andiate d'accordo. Vi concedete di sperare che questa alleanza avrà un futuro? Pare che abbiamo un nemico in comune. Kratos, forse non accetti che il Ragnarok sia inevitabile, ma capisci bene che Odino è una minaccia. Qualunque cosa ci aspetti, l'unico modo di sopravvivere è collaborare. Sei d'accordo? Sì. Quanto all'offerta di Brock, riesci a sopportare l'idea di vivere con un paio di vecchi nemici? Nessun desiderio di vendetta spietata? Non verso voi. Nessuno di voi due. Giuro. Quello che ho appena potenziato, sì, sì. Sì! Ah, aspetta. Le vocazioni possono essere attivate tenendo premuto... Ok. Oh, ti sei bloccato, cazzo. Va bene, va bene. Ah, queste sono le abilità di Freya. Oh, fortissimo. Ok, Freya usa la forma di Valkyrie per scoccare una raffica di frecce. Mi piace. Amuleto. Oh. Buono, via un altro. Ah, aspetta, c'era anche quello di Freya. Andiamo. Andiamo, andiamo. Parliamo con Ciara, acciaietto. Questa serratura è diversa. Per usare lo scalpello ti servirà un incantesimo. Bruno. Avanti, incidi la lettera. Ii. Suona.
È un incantesimo. Su. No. Gli elfi lì da Freyr parlavano di una porta come questa ad Alfheim. Blateravano di un santuario degli elfi chiari oltre le terre aride. Andiamo ad Alfheim. Beh, possiamo decidere al passaggio. Possiamo arrivarci in barca se eliminiamo quei rovi. Ricordi come fare? Col cazzo, non voglio fare secondario. Oh. Perché mi sta portando a fare una secondaria? Eh sì, stavo andando dal lato sbagliato. Nel fiume c'è un tronco caduto. Sopra c'è qualcosa. C'è il cagnetto che si vede allo specchio e si abbaia. Oddio, adesso gli diamo anche questo. Possiamo andare? Chi c'è lì? Quindi è vero. Guarda che sei tu, stupidino. Già, un po' malconcio. Ora dorme lì in uno sgabuzzino. È un amico, Ma sta meglio. Come avete trovato? Soprattutto grazie ad Atreus, che ha capito come accedere alle profezie. Ho uno specchio gigante davanti alla scrivania che va fino a sotto. C'è il cagnotto che si è messo qui sotto vicino a me, e qualche volta si vede dallo specchio e inizia a non capire. Pare che la violenza fosse solo un diversivo per consentire a Odino di parlare in privato con Atreus. Odino ha parlato con tuo figlio. Ti ha raccontato cosa si sono detti. Sì. Odino l'ha invitato ad Asgard per aiutarlo a trovare le risposte. Le risposte che cerca correndo verso il destino. Preoccupante. Galar, pronto a parlarci. Il passaggio mistico è più avanti. Altrimenti ho delle questioni in sospeso a Monte del Fiume, con cui puoi aiutarmi. No, grazie. Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alfheim. Per credo che andrò avanti con la missione principale. Quel tronco dal fiume. Andrò avanti per i cazzi miei. Possiamo esplorare il fiume. Magari rimediare a qualche torto. Cioè giusto vado a prendere quell'ampolla e poi torno indietro. Cioè praticamente Atreus è stato stato messo in punizione. E adesso si gira con Freya. C'ho voglia, ragazzi, di farmi secondarie, soprattutto dopo averne viste alcune, che sono bellissime, però sono super piene di puzzle, di rompicapi che mi fanno perdere un sacco di tempo. Magari le recupereremo più avanti. Casa di Simbrix. Bene, fratello. Prima che tu lo riveda, vogliamo discutere un approccio? Mi dirà dov'è stato. Ecco il mio approccio. Ah, la classica diplomazia spartana. Aspetta. Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard e che poi è scomparso per 2 giorni. Sarà andato da lui? Ma il giovane ha il buon senso di non... Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino. Ecco, adesso quell'altra troia che gli dà le... La mente di mio figlio. E se volesse gli fare passa dire le paranoie a Kratos... Controlla Atreus. Andiamo a controllare fratellino. E di a quel roditore orbo che è in debito. Mangiami questo paio di noci. Bene, guarda un po'. Dietro che ce l'abbiate fatta, vostra divinità reale. Ho messo la tua magia di sigillo sull'arco dello stronzetto. Ah, ok, poi così adesso si sono messi a discutere. Non so bene chi stai. Atreus. Bene, su, forza. Ehi, Tyr. Assetto combattivo. Forza, fa come se fossi a casa tua e piazzati lì. Nella sottospecie di studio di Sindri. Sicuro che sia d'accordo? D'accordo? Sarà estasiato. Ormai questo è un posto di classe. Incredibile. Non avrei mai pensato. Origliamo dalla porta.
Ma anch'io sono felice di vederti. Ho temuto il peggio a lungo. Devi aver patito l'inferno. Nulla di simile a ciò che hai patito tu. Freya, sono molto, molto dispiaciuto per ciò che è successo a Baldur. L'ultima volta che l'ho visto era solo un ragazzo. So quanto tenevi a lui. Sì. Ok, adesso sta ricominciando. Non so se l'avete sentito, ma si sentiva qualcosa dalla... Provaci tu a farlo ragionare. Io non ci riesco. Cazzotti in bocca. Ah, sei tornato. Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Non posso dirtelo. Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No! Certo che no. E anche se fosse? È il mio futuro, la mia vita. Tu sei mio figlio. E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi, allora dimmi la verità. La verità è che ti comporti da stronzo. Ragazzo, non lo convincerai con questi modi. Aia. Non ha nessuna fiducia in me. Va bene se lui ha dei segreti, anche la mamma. Non va bene. I suoi segreti gravano su di noi. Ah, è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre. Tu non dici altro che bugie. E chissà da chi ho imparato. Adesso basta. Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate. Senti, stavo solo pensando di andare da Odino. Ma era per una buona ragione. Non c'è nessuna ragione per andare da Odino. Lui ti offuscherebbe la mente. Ma l'avrei fatto per noi. Per impedire che capiti qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è già capitato. Guarda me. O Freya, o Tyr. È stato Odino a farci questo. Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard. Asgard? Ha battuto la testa, per caso? Bravi, siete tutti contro di me ora. Tu attivo le domande. Chi vuoi essere? Sta riunione familiare. E mi nasconde le cose. O sei mio figlio? Scegliere. Io non ho mai potuto scegliere. Lasciami in pace. Ascolta. Lasciami andare. Ascolta. Lasciami, ho detto. Ma che cazzo? Atreus, sono Sindri. Cerca di mantenere il controllo. E se ne va. Porca merda. Mi sa che si va ad Asgard. No, Atreus, ma sei un coglione. Te lo posso dire? No, però, tutto sommato... Fantastico. Ah no, forse è tornato lì di casa? Non so. Ci sono nemici pure. Freddo cane! Un sacco di Hellwalker, decisamente Midgard. Ah no, sì, Midgard. Ah, non è Asgard. Continuate pure, così mi scaldo. Già, casa non c'è casa. Era un po' buggato. Ah, è vero che sono tre. Oh dai, abbiamo sconfitto... questi precariati. Va bene. Boh, dai, è successo un po' di tutto in questo episodio. Per il momento ci fermiamo qui. Domani o al massimo dopodomani andiamo avanti con un altro episodio. Figo il boss salamandra gigante che abbiamo sconfitto prima. E poi la storia pian piano si sta ramificando. Mi piace. Bello. Probabilmente adesso non so cosa succede. Cioè, secondo me magari vestiremo ancora i panni di Atreus dove andremo ad Asgard e magari incontriamo Odino. Sarebbe figo come cosa. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like, così mi aiutate. Se volete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati attivate anche la campanella. Per qualsiasi cosa nei commenti, io leggo sempre tutti. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bella.